con chi parliamo? Io sono Mariella Chieppa, sono direttore centrale Turismo, Marketing Territoriale e Identità Comune di Milano. Allora, infatti ci troviamo proprio al margine di una conferenza che aveva come titolo Milano e i social network. Perché questo titolo e qual è stato appunto il fulcro del discorso? Perché questo titolo? Perché il Comune di Milano crede fermamente nel social media come uno degli strumenti di conoscenza anche per orientare le proprie politiche e per promuoversi, cominciando a fare una serie di progetti anche legati per esempio a Twitter. Con Smao abbiamo lanciato questo progetto per informare chi viene a Milano per business o per fiera o per altri motivi, creando degli hashtag specifici di poter dialogare con l'amministrazione per avere informazioni e far girare informazioni. Abbiamo anche sviluppato un nuovo portale del turismo. In questo convegno abbiamo parlato specificatamente di Reputation, è un progetto che stiamo sviluppando col Politecnico che ci consente di analizzare milioni di messaggi che vengono quotidianamente inviati nella rete, e questo è sicuramente uno strumento innovativo di frontiera che ci aiuterà a orientare le nostre politiche. A proposito di questa ricerca, appunto oggi è stato fatto qualche accenno già a qualche dato e quindi come si parla e che risultati voi avete già registrato? Sono stati analizzati quasi 1.350.000 messaggi su Milano, Londra, Madrid e adesso abbiamo anche aggiunto Berlino. Si parla bene, generalmente si parla molto associato a, sempre abbastanza tradizionale, design, moda, shopping. Si parla anche molto di cultura e di nightlife, quindi questi sono già elementi interessanti per cominciare a orientare anche un po' rispetto anche a quelle che sono le nostre politiche di posizionamento, cercare di riorientare le conversazioni magari un po' più sulla cultura rispetto allo shopping. Molto interessante, diciamo, questa interazione tra virtuale e reale. Quindi le prossime azioni che ci saranno quali sono nel concreto, se sono già state pianificate? Siamo partiti analizzando lingua inglese e tre social network, uno generale che è Twitter e l'altro due sono verticali, TripAdvisor e LonelyPlanet, specifici per il turismo. La grande frontiera del futuro è entrare sempre di più in azioni di marketing virale e soprattutto cercare di stimolare la città a utilizzare sempre di più i social media come strumento di comunicazione, anche gli influencer di Milano a parlare della città. Perfetto, grazie mille e buon lavoro. Arrivederci.